Il bilancio viene approvato con una maggioranza risicata, oltre a due astenuti. Una seduta iniziata tra le polemiche e le dimissioni, Carlo Pizzillo lascia l'incarico da presidente dell'Assemblea. Già in apertura lo annuncia: non siamo più un ente di riferimento, dobbiamo prendere atto del basso livello di questo consorzio. Si sono verificati, si continuano a verificare segnali di totale inefficienza e quindi io ritengo che i sindaci, che sono poi gli interlocutori di chi dovrebbe avere i servizi, che guardate, sono le fasce più deboli, che vanno tutelate prima di tutti, devono fare un atto di coraggio e al di là delle appartenenze, al di là di quella che è la logica di schieramento, mettere in campo una proposta operativa nuova che azzeri l'attuale situazione e che ci ponga in una condizione nuova per far ripartire quella che è l'attività del consorzio dell'ambito 1. Questo io ritengo di doverlo dire e se questo non è, e se l'orientamento di questa Assemblea non è questa, e questo non vuole essere una forma di ricatto perché non ho da ricattare niente. Io personalmente non mi sento di continuare a fare il presidente di questa assemblea che deve, diciamo, in qualche modo rappresentare poi all'esterno l'acquiescenza rispetto a certi atti e a un modo di operare che è lontano mille miglia da quello che dovrebbe essere l'operatività e la fruibilità dei servizi per quelli che sono i più deboli delle nostre comunità. E sempre in tema sono state formalizzate anche quelle del ragioniere dell'ente consortile Franco Rubino, delegato di Fontana Rosa. Dimissioni annunciate per entrambi. Il sindaco di Montecalvo lo aveva detto chiaramente in apertura di assemblea, ma nonostante le parole di stima, le richieste di ritirare le dimissioni da parte di Ariano, Grottaminarda, San Nicola Baronia e Gesualdo, Pizzillo è stato intransigente sulla sua scelta, che come ha chiarito è stata partorita dopo una attenta riflessione. Non è tornato sui suoi passi, sebbene ci sia stata la mediazione di Giovanni Iannicello, il quale gli ha chiesto di attendere fino all'assemblea programmata fra 10 giorni, durante la quale saranno valutate le schede stilate per singoli comuni sui servizi erogati e i rispettivi costi da corrispondere in base alle convenzioni. Se emergeranno gravi responsabilità, sarò il primo a sfiduciare l'attuale consiglio di amministrazione, dice Iannicello, però lo stesso ha chiesto ai presenti di approvare il bilancio per evitare che ci pensi il commissario ad acta. Questo perché, come letto dall'ormai ex presidente, il prefetto ha inviato una nota di diffida ai primi cittadini, nella quale intimava agli stessi a procedere all'approvazione del bilancio pena lo scioglimento dell'ente. Anche su questo aspetto hanno puntato i sindaci delegati di minoranza, chiedendo attraverso il primo cittadino, Carmine Famiglietti di Castel Baronia, la sfiducia per il CDA. Con lui hanno abbandonato la sala il sindaco Sirignano e Nicola Penta di Sant'Angelo Allesca, il delegato di Sturno, Flumeri e Villanova del Battista. Rimasti in assemblea, oltre ad Ariano e Grottaminarda, Savignano, Zungoli, Greci, però astenutosi per il bilancio, Fontana Rosa, Gesualdo, Frigento e San Nicola Baronia. Tuttavia, pur consapevoli del blocco del servizio, dove addirittura il sindaco di Montaguto, Giuseppe Andreano, ha conteggiato 3 anni di non assistenza agli anziani, si è andati avanti con le procedure burocratiche. Difatti, gli animi sono stati tesissimi fino all'ultimo, dove, fra parole di cortese circostanza, si è assistito anche a qualcuna fuori posto. Ma poi è entrata di scena l'arte della politica e su alcuni volti è spuntato il sorriso, come l'ok sul bilancio. Dunque, regge ancora l'intervento della maggioranza fra l'Arianese e parte dell'Ufita.